Continua il momento positivo del futsal senese. I ragazzi di Mister Blois vincono anche contro il Castrum Bianelli per 5-2 e continuano la corsa nelle parti alte della classifica. A 6 giornate dall'inizio del campionato sembra già delinearsi un campionato spezzato a metà. Dietro le tre potentine il futsal senese rappresenta l'unica squadra non del capoluogo che può dire la sua in un campionato dominato dalle squadre potentine. Per il Mister Blois oggi era una giornata speciale, rincontrare la sua ex squadra da avversario e lo fa portando a casa una vittoria importante per una classifica sempre più interessante per i senisesi. I primi minuti di gioco sono molto equilibrati, con tentativi sporadici delle due formazioni. Al nono il bomber del campionato Mercure costringe alla deviazione sul palo il portiere Lauria. Passa un minuto e Colarino è costretto all'uscita su Pan Bianco. Nella ripartenza Tacconia spreca un'ottima opportunità ad un passo dalla porta. Al tredicesimo Pesce da ottima posizione manda il pallone fuori di poco. Al quindicesimo è Carlucci per il Castrum a mandare un diagonale al lato. Passa un minuto e Mele su un tiro dalla destra batte Lauria per il vantaggio simico. Nonostante lo svantaggio, il Castrum non lascia spazi, nonostante che il Senise provi a trovare la seconda rete. Gol che arriva nel finale di primo tempo grazie ad una prodezza del bomber Mercurio, che al volo non lascia scampo a Lauria. Nella ripresa il Castrum entra sotto ritmo, il Senise ne approfitta provando ad allungare. Al terzo è Mercurio che si vede respingere con i piedi da Lauria il possibile 3-0. Al settimo prima ci prova Caputo con un tentativo respinto da Tacconia, poi Pan Bianco con un pallonetto che si infrange sul palo. Il pericolo smuove i senisesi e dopo 3 minuti Mercurio su punizione c'entra ancora un palo. Al tredicesimo su passaggio perfetto di Tacconia Castellucci di testa segna il gol del 3-0. Il Castrum sembra aver subito il colpo, ma al 24esimo Carlucci riapre la partita segnando il gol del 3-1. Passa un minuto e Pesce ristabilisce le distanze portando il parziale sul 4-1. Nei minuti finali altri due gol, uno del Senise con Tacconia e subito dopo il Castrum con Propato che chiude il risultato sul definitivo 5-2. Mister, per te oggi era una partita importante contro la tua ex squadra, è andata bene, 5-2, un bel risultato per il Senise. Sì, è una partita particolare perché a Vigianello ho vissuto l'esperienza in C1 forse più bella finora di quelle vissute, perché con una squadra che parecchi davano per spacciata abbiamo fatto 2 quarti posti, poi la vita va avanti e sono contento per loro perché hanno fatto una bella prestazione oggi, ma di più per noi perché abbiamo dimostrato che stiamo crescendo, prendiamo pochi gol, forse dobbiamo ammazzarle un po' prima le partite e non portarcele fino alla fine. Infatti abbiamo visto che proprio nella fase offensiva c'è sempre qualcosa che manca, lo possiamo chiamare sfortuna o magari qualche calo di concentrazione proprio nel momento clou dell'ultimo passaggio. Allora, fosse stata una partita potrei parlare di sfortuna, forse manchiamo ancora di quella cattiveria agonistica necessaria per poter azzannarle le partite e chiuderle a tempo debito senza portare strascichi dietro, come dicevo prima. Dobbiamo lavorare su questo, quando si fa qualcosa di meno buono si sa su che cosa si deve lavorare, quindi questa è la strada su cui lavoreremo in settimana. Poi volevo fare una menzione speciale a Gabriel Iacovino che oggi ha giocato la sua seconda partita, la prima in casa, ha 15 anni, è un ragazzo che promette bene, puntiamo anche sui giovani, e avrà un futuro roseo questo ragazzo e sarà importante per il Senise. Mister, non era semplice comunque riuscire a portare il risultato da Senise visto i risultati che sta facendo in questo campionato? Oggi giocavamo contro un colosso, una squadra che praticamente spende fior di quattrini, che lotta per i primi posti, se lo lotterà con le squadre del Potentine, contro di noi, contro un Castrum che il primo tempo siamo riusciti a tenerli abbastanza bene, abbiamo tenuto il campo molto bene i primi 10 minuti, poi abbiamo subito un gol sul secondo palo dove abbiamo fatto un'ingenuità e sul secondo dovevamo rinviare la palla sul pivot, non l'abbiamo fatto, abbiamo subito il secondo gol. Infatti volevo dire proprio questo, sul primo tempo buono, soprattutto i primi 10 minuti, poi forse il secondo tempo molto rinunciatario, cioè la squadra si è abbassata troppo. Che cosa è successo? Un calo fisico o proprio un calo psicologico? Ma diciamo che non è un calo fisico,
secondo tempo dovevamo fare, diciamo che per scelta volevamo rimanere in partita a 10 minuti dalla fine per poi giocarcela un po' negli ultimi 10 minuti. Diciamo che non è andata proprio bene, perché poi ci sono alcuni giocatori che ancora non sono in condizioni, che hanno iniziato la preparazione in ritardo e quindi l'abbiamo un po' pesata. Però diciamo, tutto sommato, devo dire che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra, come ho detto prima, che spende fior di quattrini per vincere il campionato insieme alle squadre potentine.